a questo nuovo appuntamento con Mondo Custom, la rivista da sfogliare in televisione. Ciao Lorenzo. Ciao Roberto, bentornati ragazzi. Bentornati a tutti. Senti, io questa settimana ho una sorpresa, ma credo che tu mi abbia sgamato. Certo, assolutamente. Non vedevo l'ora di agevolare questo filmato, come diciamo di solito. Oh, questo filmato è stato fatto da un nostro amico barra reporter barra editor Michael Wallin di Customix, sì. Ed è andato nel deserto del Mojave. Esattamente, è andato a vedere quello che è, meglio a farci vedere, il luogo creativo di una delle leggende del custom, una leggenda vivente che tutti conosceranno con il nome di Jim Winfield. 70 anni di attività circa. Certo, ha 92 anni lui, sta girando comunque ancora al mondo, è una persona zilla. Io l'ho conosciuto l'anno scorso a Lati, in sì, occasione di una fiera. Lui l'anno scorso a Lati era con Jim Winfield, con Billy Gibbons del Z-Top, con John D'Agostino, con Jimmy Shine. E insomma era una bella combricola. Sì. Dove poi Jim Winfield si fece male. Si è fatto male, insomma è rimasto di qualche giorno e poi è ritornato. Bueno, anche in questo video adesso io non anticipo nulla perché insomma la sorpresa possiamo tenerla per il video? Certo, teniamola per il video, però vi consiglio di guardarlo, guardate questo spezzone, ma non perdetevi neanche il pezzo intero, l'approfondimento che trovate sui nostri canali, perché è veramente magico e da appassionati non potete perderlo. Prego! Agevoliamo! In Italy and Neuro TV and friends and beyond. Hello Roberto, Manuela and everybody. We are actually standing outside Gene Winfield's personal museum at the Gene Winfield Rod and Custom Show with his own personal gas station stuff. And there'll be a band going here later. We got a model car show. We got some of Gene's personal vehicles. We got some history going, and let's look at some of the models. Thank you, Neuro TV, and everybody that invites us to be part of it. Check out that El Camino Caddy. I'm loving that one. Great use of the Parisienne style roof to give yourself a crew cab, El Camino style deal. So anyhow, I'm gonna do a light walk around out here in front to give you some taste of it, and then I'm gonna go into the back field. You can see all the gems sitting there, which is kind of cool. There's a little more on the cars. On the live feed I did on Custom Mike's Facebook page, if you want to see that, more detail, but I figured I'll show a little bit different segment here to all our friends in Neuro TV. Wow, look at this bike. I didn't show that one in the other video. How cool is that? Wow. You guys are fine. It's all good. Getting pretty good at working around stuff. Here's a crazy one. You can hear this one running on my other feed. It was reparking and it's crazy sounding. And then we even got Bugatti sitting right here. Again, there's more on that one at the other video. But I want to get back into the back area to show off some of that. That was a lot of cars that came in since I walked in the first time for the feed. So this thing's pretty cool too. Blown Hemi Shorty. Very cool. There's a four-door to two-door conversion and chop in progress. I shot some of these tools in the earlier live feed also. How you guys doing? Hi. Oh, it's open. I'm gonna sneak in.
we're inside one of the shops. You can see some of the stuff that's going on. Wow, 57 Buick roof on a Chevy. Wow, that's crazy. Wow. Crazy, crazy. Trucks, pickups. Oh, there's even Jags and stuff here. I wonder what it's about with that. Candy. Little packet action. Huh. Okay, so here's what we talked earlier about the flat top roof that they used to make an El Camino out of that 59. This is the roof right here. Yeah, it's crazy out here. There's cars as far as you can see, and it's more and more coming. I appreciate you hanging with us here at Neuro TV. This is K. Michael Wallen for Custom Mics and Neuro TV. We will be back on live on Custom Mics. Give me about a half hour, just to get some more fluid on board and chill for a little bit. And then we'll take another round and see what other cars have shown up and are coming in, and then we'll go from there. Love you all. Have an awesome day in Italy and beyond. Love you. See ya. Top Dogs. Io sono adibito, senza parole. Posto così è veramente il sogno di ogni sì. Bambino come noi malato. Figurati quanti progetti si possono iniziare partendo da una qualunque di quelle sì, macchine. Sì, ma poi non so, c'è lì veramente spazio a 100% alla fantasia. Assolutamente, sì. Tu non sei mai stato lì? No, purtroppo lì mi manca, non sono mai riuscito ad andare, sono andato a visitare altri garage. Quello lo metteremo nei prossimi eventi, dai. È uno dei punti che proprio mi manca. Parlando di eventi, allora passiamo, come si dice, saltiamo dal palo in frasca. Sì. E Bondox questa settimana è diventato pilota. Pilota è una parola grossa, pilota. Anche perché non è avevi esattamente. Avevi guanti? Non è esattamente una gara. Diciamo ho fatto più il temerario. Okay? Vabbè, guarda, è andato a fare la Monferraglia. Cos'è la Monferraglia? Dicesi Monferraglia, un motorino senza marce. Sì. Che si arrampica. Che deve arrampicarsi, insomma, il motorino tipo il Ciao, il Grillo, il motorino di una volta, quelli che eravamo quello che usavano per andare in piazza San Babila ai paninari a mangiare. Il motorino così elaborato piuttosto che di ore di serie, devono fare questo percorso in fuoristrada, come sì. Se fosse una moto da cross. Esatto, come se praticamente il motorino si trasforma in una moto da regolarità, si arrampica, a Gressana si superano i 2000 metri di questo volta. Weekend eri a Gressana. Esatto, si sono reduce fortunatamente sopravvissuti da questa avventura, ed è un evento che raccoglie un sacco di appassionati ogni anno sempre di più, e ci sono sempre più persone che si divertono a buttarsi dentro in questa gara non competitiva, ma che ti prende in un modo insomma importante. Comunque, per la cronaca, il difficile non è salire, è scendere perché beh, quando sei in mulattiera con sto motorino che vai giù così, vabbè, con sassi, ragazzi, uno spettacolo, lo consiglio a tutti. Vediamo come è andata a finire. Benvenuti a questo nuovo appuntamento con la Monferraglia, la Winter Peak. Siamo a Gressan, siamo in procinto di partire, tra poco, tra un'oretta si parte. Come di consueto per Neuro TV andiamo a fare una passeggiata tra i team che ci sono qui. Vediamo un po' di motorini bizzarri, che cosa sta succedendo per prepararsi appunto a questa corsa. Il team Malnet è pronto, adesso ci schiereremo anche noi alla partenza insieme a tutti e poi cominceremo ad arrampicarci su per le colline finché arriveremo proprio in cima. Il tempo fortunatamente è clemente, un po' piovigina, un po' esce il sole,
giunti al punto più alto della seggiovia, c'è il ristoro, quindi un piccolo bivacco per chi ce l'ha fatta, ma non c'è da cantare vittoria perché è da qui che incomincia la parte più difficile. In qua era una passeggiata. Buongiorno. Buongiorno. Com'è? Bella, facilissima, tempo sì. Bellissimo. Bellissimo. Ci sono 2 gradi sotto zero, per cui anche se resti pesanti non do fastidio. A che quota siamo? 2200. Ok, dobbiamo arrivare, ci mancano 500 metri, sì. Tutti così. Da fare in 6 ore. Pure. Andiamo a vedere il bivacco qua com'è. Cosa abbiamo? Vin brûlé? Vin brûlé, biscotti? Ma c'è la grappa qua perché... Poi vodka del tempo. Mi saluti Neuro TV, saluta, ciao Neuro TV! Ciao Neuro TV! Scusa. Mi date un piatto di carbonara, per favore? È finito, sono appena arrabbiato. Ce l'avete fatta? Più o meno. Ci siamo messi molto male. Salutami Neuro TV, ciao Neuro TV. Ciao Neuro TV. Al traino, ragazzi, ma ci pensate, al traino. Quota 2002 al traino. Finalmente siamo di ritorno per questa avventura. Purtroppo è finita lì in quota, il motorino non è partito più e quindi niente, me la sono fatta tutta in discesa. Sembrava di fare una gara in downhill. Ad ogni modo sono arrivato a casa sano e salvo, abbiamo mangiato e quindi niente. Per il momento è tutto, vi saluto da Gressan per Neuro TV, ci vediamo alla prossima Monferraglia. Ciao ragazzi! Docce, beh, la tua bella figura l'hai fatta. C'è un po' della gara fantoziana, secondo me in realtà lo è anche, sì, sì, però sì. È divertente. Sì, sì. Ma... No, tra l'altro, qui è giusto un, assunto, è giusto un piccolo riassunto momenti, diciamo, salienti. Da presentare ai ragazzi. Se guardate il video per intero, ragazzi, c'è veramente, cioè, a sapori altro che la Dakar. Ragazzi, questa qua è l'avventura vera, io la consiglio a tutti. Guardate, se avete un motorino da qualche parte, preparatevi e almeno una volta ditelo fatta perché ne è uno sfogo. Salutiamo Hans. Ciao Hans. Detto questo, io rimarrei in zona, vabbè, visto che è in Val d'Aosta, zona Piemonte. Sì, sì. E passerei la linea ai nostri due, Simona la Strega e Roberto Montaldo, reporter per il Piemonte. Reporter per il Piemonte, anche questa volta la Strega ci stupirà con qualche effetti speciali, con qualche sua trovata. Prego. A voi la linea. Buonasera, siamo tornati. Io sono la Strega. The Smoking Man. E siamo di nuovo qua per farvi vedere un video nel nostro carissimo amico Orso Ferrero. Chef pluristellato, il mio nuovo maestro di cucina, lui non lo sa ancora, però lo sto avvertendo adesso. Nuova ricetta da quella nuova ricetta, bocca. Sempre nell'officina. E a sto giro impara qualcosa. Ragazzi, veramente, per un miracolo, rivolgersi a un altro convento. Grazie. Guardatevi il video. Guardate, guardate, guardate. We'll be right back.
avete visto che frittatina che ci ha fatto il nostro amico Ferrero? Spettacolo! Eh sì, un vero spettacolo. Avete notato che ha utilizzato una lattina di birra? E secondo me è un'ottima idea, giusto? Sì, io sto giro i ferri glielo procuro. Sì, io per dire la verità ho cercato. Mi è caduta la forchetta. Ho cercato di usufruire dell'avvitatore, giusto? Però. Chiama inglese. Un ovetto. Io avrei l'ovetto, so Mario. Io ci ho provato veramente, però non ce la posso non fare. Non so se assaggerò, però vabbè. Io, se volete, io la frittatina ve la rifaccio, eh. A proposito, mi sento molto James Bond con questo coso qui. Gen 007, James Bond. Passiamo ai nostri amici di domenica, che erano giù a Rombo di Tuono, da Corrado. Ok, magnifico evento. E anzi, facciamo così. Guardatevi il video. Ok, come sempre. E poi ritorniamo. A dopo. Allora, buongiorno a tutti amici di NeuroTV. Siamo in diretta da Rombo di Tuono 2019. Siamo in una fiera qua a Brescia. Oggi durante questa giornata vedrete un sacco di cose e di spettacoli. Il primo che andiamo a vedere è quello del Muro della Morte, che è questa cosa che vedete alle mie spalle. Non ce ne sono tanti al mondo a fare questo spettacolo. Si tratta praticamente di girare in circolo con una moto degli anni 20, 30, forse 40, ma non vorrei sbagliare, e di fare questo cerchio praticamente in parallelo al pavimento. Insieme a noi ci sono in raduno altre 150 macchine americane e lo spettacolo sta per cominciare, quindi godetevene un pezzetto e godetevi dopo quello che vi farò vedere. Buongiorno, siamo in diretta dal Rombo di Tuono, uno degli appuntamenti custom più attesi dell'anno. Sono in compagnia di queste splendide Hot Rods nella fiera di Brescia. Ne vedrete delle belle quest'oggi. Getto in un grande bel terrario dove non esiste orario e di cibo pronto sai, non ce n'è mai. Ogni giorno e notte una battaglia, non di certo per la gloria. Se si dorme non si mangia, se aspetto voi. Io servo da una foglia, uso le antenne, invidio i ragni o sei zampe, evitando che strisciante. Mi accontento e godendo sopravvivo meglio, almeno credo finché non mi sveglio, era solamente un sogno e mi riaddormento. Sento un gran ronzio nella mia testa, giallo e nero sono Vespa, un gignone non si specca quasi mai. Faccio festa insieme alle cigale, loro sì che san suonare, senza foto da mostrare. Senti qua, poi come una mantiglia a pregare di non veder più divorare chi per gioco voleva amare. Piange dentro, allora mi sto preoccupando, è difficile che calla, vorrei evitare di stare a terra, mi sto già annoiando. Visti dall'alto, siamo come insetti, visti dall'alto. È tutto ciò che sa succhiare e lo fa con onestà. Mangio mosche per sentirmi un ragno, tessendo tele più in alto del mondo,
per sputare veleno su chi col piede ombra mi fa. Ha fatto un bel lavoro, bel servizio. Corrado ha superato se stesso. Certamente, sempre più in alto, come diceva mai Buongiorno. Più gente, più ospiti, più macchine, più tutto. Bravo, bravo Corrado. Bel più lavoro. Ferro, più voglia di diventare meccanico. Se qualcuno vuole un meccanico, perché meglio meccanico che cuoca, sicuramente. Quindi, me la cavo già di più. Perfetto, niente. E per cui adesso possiamo passare la linea allo studio. Lì nello studio. Lì nello studio. Ciao ragazzi. Ciao. Ringraziamo la strega e The Smoking Man. Beh, tra l'altro, hai visto quanti messaggi sono arrivati di gente che li vuole conoscere in persona, ragazzi. Assolutamente, ragazzi. La Simona. Esatto. Abbiamo lanciato veramente una strada. Abbiamo inventato due personaggi. Benissimo. Che abbiamo da tempo, solo che adesso con questo nuovo, insomma, indotto. L'audience. Certo. Senti. Parlando di ode, parlando di indotti nuovi, io vorrei proseguire con questo filone del country. Ah, il filone musicale mi piace un sacco e piace un sacco anche ai sì, nostri. Sì, anche lì abbiamo ricevuto diversi messaggi che insomma ci chiedevano informazioni su quello che ha fatto Chris Mantello piuttosto che Johnny Walker. In questo caso, in questo nuovo numero, la parte dedicata alla rubrica musicale, questa settimana la diamo a Spaghetti Jensen. Sì. Sì, molto con bravo. Il brano Screw Up. Un bellissimo. Bel videoclip molto, molto bello, a me piace come sound. Quindi balliamo anche questa volta? Sì, ti devo mettere la zeppa, no? No, a sapere portavo gli stivali. Va bene, prossima volta. Agevoliamo. Prego. On her, saw you screw up and she left to you. You know my friend, I shout on the beer, chuck, 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 I crashed my car. I screw up, you screw up, you screw up. You screw up. Hey guys, we made this song wrong. Guitar it fails and screw up again. I screw up. You screw up. Screw up. I screw up. Just screw up. You screw up. This is the way, and everyone is wrong. I screw up. You screw up. Won't screw up so long.
country proprio, eh? A me piace un sacco. È a casa tua? Sì, sì, la musica. Beh, lui ci ha fatto famiglia con il country. Vabbè, non iniziamo a raccontare la mia parentesi country, quella ne parleremo. Ultima pagina, sommario, chiudiamo la copertina finale. Siamo arrivati in fondo anche questa volta alla nostra rivista televisiva, un sacco di argomenti interessanti. Sì, abbiamo spaziato. Abbiamo girato il mondo, siamo partiti dalla California, siamo stati un pochino più in Italia. Sì. Senti, ti anticipo magari... Sì, dai, settimana prossima vi anticipo la copertina. Trog. Ah, quindi ritorniamo in America. Sì, The Race of Gentlemen è piaciuto molto e ci hanno chiesto, come dire, un ulteriore approfondimento. Esatto, e non manchiamo di farlo perché grazie a Rolando, che è un nostro amico comune, che è il proprietario della macchina che ha corso, insieme a Fabrizio Paramoto, ci dà la possibilità di fare un servizio di ulteriore approfondimento. E avendo a disposizione un insider non potevamo farci sfuggire l'occasione. Sì. Comunque non ti anticipo nulla, ma sarà una roba molto interessante. Non vedo l'ora, già non vedo l'ora. Allora vi ricordo che ci sono tutti i video in maniera completa. Certo, ci sono tutti gli approfondimenti di quello che avete visto oggi in pillole. Su YouTube, su Facebook. E troverete non solamente quello di oggi, ma tutta una storia di NeuroTV che dura ben 4 anni. Sì. Con quanti filmati, Roberto? 200? Abbiamo più di 200 filmati pubblicati, montati, fatti finiti su Facebook, su YouTube. Da tutte le parti del mondo. Su Facebook ci sono 4 anni di storia quotidiana, cioè tutti i giorni è stato caricato qualcosa, anche più volte al giorno. Vi invitiamo a caricare qualcosa se avete degli argomenti interessanti. C'è anche la pagina del NeuroTV Clan che serve per quello. Noi li valuteremo e se magari dovessero essere interessanti li metteremo, perché no, anche in televisione. Certo. A noi fa piacere, insomma, parlare un po' di magari di cose che non conosciamo, perché non possiamo sapere tutto. Assolutamente. Quindi vi ringraziamo, grazie mille di essere stati con noi. Ciao a tutti ragazzi, e vi diamo alla settimana prossima. Alla settimana prossima. Ciao!